Incontrato nuovamente Sylvian e giunti ad Ampodia, i nostri eroi ritrovano la città avvolta da una cupa atmosfera. Parlando con Busco, una loro vecchia conoscenza, scoprono che la causa del malcontento che serpeggia tra gli abitanti è dovuta a Avarizia, un mostro che ha rubato oggetti di valore e rapito persone. Venuti a conoscenza della posizione in cui si annida l'avaro nemico, ossia in una caverna a sud di dove si trovano, i nostri amici si dirigono lì e lo sconfiggono senza troppe difficoltà, liberando così tutti gli abitanti e recuperando i tesori a loro sottratti. Risolto il problema di Ampodia, Sylvian decide di abbandonare la sua armata del sorriso per riprendere la battaglia contro Mordegon, insieme a Lucente e il suo gruppo, promettendo però ai suoi soldatini di non abbandonarli in mezzo ad una strada. Decide così di offrire loro ospitalità presso suo padre Avalor, di cui viene finalmente svelata l'identità. Egli è niente meno che Don Duros, l'addestratore capo delle truppe di Ellador, con cui Sylvian non parla da anni, temendo di essere da lui giudicato per le scelte di vita che ha deciso di intraprendere. Raggiunta la città, Sylvian, dopo qualche iniziale titubanza, decide di incontrare il padre. Don Duros, rivedendo il suo amato figliolo dopo tanto tempo, è sorpreso, ma allo stesso tempo profondamente felice. Egli, a dispetto di quanto il nostro amico erroneamente pensasse, aveva sempre creduto in lui e per questa ragione i due finalmente si riappacificano, con la promessa da parte di Sylvian di eliminare una volta per tutte l'odiato Mordegon. Prima di partire verso nuove avventure, l'artista circense presenta i suoi commilitoni dell'esercito del sorriso ad un esterrefatto Don Duros, che si prende la briga di ospitarli presso la sua magione nel periodo a venire. Congedatosi da tutti quanti, Sylvian ritorna ufficialmente nel gruppo e i nostri eroi hanno finalmente la possibilità di solcare nuovamente i mari a bordo del Tritone Salato, per poter così proseguire la ricerca dei compagni perduti. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per il 34esimo episodio di Dragon Quest XI, Echi di un'era perduta in italiano. Alla fine della scorsa puntata, come avete potuto vedere dal recap, abbiamo recuperato il nostro Sylvian, che è tornato nel party e che finalmente ci darà la possibilità di riprendere in mano il Tritone Salato e muoverci così sugli altri continenti. Off screen ho forgiato una frusta per il nostro Sylvian, in modo da averlo un attimino più competitivo. Ho anche sbloccato un po' di abilità per lui, visto che le avevo lasciate ferme praticamente da quando lo avevamo preso. Mi sono concentrato principalmente sulle fruste, perché per questo momento di gioco ci andranno più che bene, dato che hanno la possibilità di colpire più nemici, però dello stesso tipo. Per il Lucente, invece, che ha accumulato un po' di punti anche lui, andremo a sbloccare intanto il contrattacco dopo una parata, principalmente perché mi interessa avere l'Ama Indomita, un poderoso fendente con la spada in grado di infliggere gravi danni. E questo ci sarà davvero utile, proseguendo. E ok, ci siamo. Con il vecchio Rab siamo a posto, mentre per il nostro amico Hendrik, quasi quasi, sbloccherei altre robe per l'Ash. No, non possiamo. Ci manca solo un punto. Niente, vorrà dire che aspetteremo. Detto ciò, andiamo intanto a recuperare la nave. E la nostra prossima destinazione è Moliburg, di nuovo. Perché lì, vedrete, sta accadendo qualcosa di molto particolare. Oh, Dave, quanto tempo! Il Tritone Salato è a posto, è come nuovo e non c'è tempesta che possa affondarlo. Sali a bordo, così salperemo alla ricerca di qualcun altro dei tuoi amici. Allora, capo, vuoi tornare a bordo del Tritone Salato? Certamente sì. E di nuovo il mare torna disponibile. La prima volta che possiamo avventurarci in acqua dalla caduta di Yggdrasil. E a breve vedrete, perché le sorprese non sono finite. Ed eccoci qui. Non vedevo l'ora di accogliere di nuovo a bordo te e i tuoi compagni. Ma senti, mi sto diventando sentimentale. Comunque, hai saputo delle voci che circolano su quella locanda a Moliburg, il ristoro del guerriero? Pare che tutti quelli che dormono lì facciano lo stesso sogno. Interessante. Lo stesso sogno? Interessante. Dovremmo andarci. Dopotutto, non è molto lontano. Se ben ricordo, basta seguire la costa verso est. Forza, giovanotto, facciamo un salto a Moliburg e scopriamo se quelle voci hanno un fondo di verità. E noi andremo sì a Moliburg, ma prima faremo un veloce giro a Gondolia.
perché potremo recuperare l'armatura ufficiale del nostro cavaliere di Eladore e finalmente togliergli quella skin che, per quanto sia bella a livello narrativo, perché rappresenta la diversità di Hendrik, come Hendrik si sia redento dopo la caduta di Eladore e dopo la caduta di Yggdrasil, però è proprio brutta, la skin è orribile, quindi l'andremo a cambiare con quella vecchia. E il modo per ottenerla sa di già visto, perché è esattamente in possesso di questi due mercanti che ai tempi avevano anche il costume da gatta per la nostra Veronica. Parliamo con lui. Prego, prego, il mare è pieno di mostri e in cielo incombono nubi di tempesta, ma non temere, signore, io sono sempre qui a disposizione dei miei egregi clienti. Oggi ti propongo un oggetto speciale proveniente da Eladore. Si tratta niente meno che dell'armatura del signor Hendrik. Non puoi comprare niente del genere dagli altri mercanti di Gondolia. In realtà scopriremo che non è proprio così, considerando che anche il fratello ce l'ha. E te la offro a un prezzo veramente speciale. L'armatura del signor Hendrik vale 100.000 monete d'oro, ma te la cedo per solo 52.000. Affare fatto? Assolutamente no. Peccato, magari ci ripensi, ti rendi conto di aver voltato le spalle alla fortuna e torni più tardi. Esattamente, come già detto prima, come avevamo fatto per il costume di Veronica, dovremo fare a spola, la spola tra i due fratelli. Tra l'altro vi faccio notare che il cielo qui a Gondolia è molto minaccioso. Ci sono delle nubi rosse in cielo. E guardate là. Che diavolo è quella palla rossa ferma che fluttua nel cielo? Volendo potremmo andare adesso a scoprire di cosa si tratta. Ma lo faremo ben più in là, perché narrativamente ci sta meglio dopo. Questa seconda parte di Dragon Quest è un po' più libera sotto certi versi. Quando si è il tritone salato si può un po' andare dappertutto, ma noi seguiremo precisamente la narrazione. Andremo a Moliburg dopo aver recuperato l'armatura di Hendrik. Comunque, benvenuto signore, quella stella che sta per cadere su Gondolia e che presto mi costringerà a chiudere il negozio per sempre, invece non è affatto la benvenuta. Vedete, la preoccupazione serpeggia in città. Dunque, oggi è il tuo giorno fortunato, ho un oggetto specialissimo da proporti. Quando ti rivelerò di cosa si tratta, resterai a bocca aperta, ma noi già lo sappiamo. È l'armatura indossata dal signor Hendrik, va bene, no, ancora costa troppo. E di nuovo torniamo dal fratello, e via così, finché non avremo un prezzo che ci soddisfa. Ed eccoci qui, 10.000 monete d'oro non è il prezzo più basso. Possiamo scendere fino a 5.000, come ci dirà adesso. 5.000 è il prezzo più basso a cui la potrete acquistare. Come l'altra volta dovrete fare avanti e indietro tra i due per arrivare a questa cifra. Sì, per 5.000 la prendiamo. Grazie mille, signore. Mio fratello andrà su tutte le furie. Prendi pure il tuo nuovo tesoro. Fedro ha ricevuto l'armatura di Hendrik. Torna presto a trovarmi, signore, e non andare al negozio di mio fratello. No, non lo faremo. E guardate un po', finalmente, con l'armatura torneremo alla vecchia skin del nostro amato cavaliere, che sta decisamente meglio. Non staremo a vedere cosa succede a Gondolia, la situazione su questo continente non sembra tanto bella, ma come già detto ci torneremo in futuro. Ora Moliburg ci aspetta e anche delle interessanti sorprese a livello di trama. Accidenti, ricordo quando questo posto era pieno di gente. Il Signore delle Ombre ha prosciugato la vita da questa città e dal resto del mondo. Ma devo smetterla di lamentarmi. Allora, capo, vuoi tornare a bordo del tritone salato? Certo. E rieccoci di nuovo in mare. La strada per Moliburg la conosciamo bene, non voglio sbarcare sull'isolotto australe, anche perché in questo momento non ci serve, ci sarebbe una porta rossa, ma in questo let's play sono già state prese tutte quante. Vale il video della guida per questa cosa. E dai, facciamo fuori un po' di nemici. Ho livellato di un livello il Lucente ed Hendrik, ma sto aspettando a fare il livellamento serio. Quello lo vedremo in futuro e vi spiegherò anche un'interessante tattica per arrivare in qualche ora al livello 99, ma potremo farlo tra un bel po' di tempo. Dovremo avere prima tutti i nostri personaggi e penso che lo faremo nel post game, quindi tra un bel po' di episodi. Dai Rab, 47-45, non male.
e tanti saluti anche a te. Ok, proseguiamo la nostra traversata. Questa, se vi ricordate, è la luce che conduceva a Nautica, ma non essendo più noi in possesso dell'arpa di Lorelai, non possiamo scendere. C'è una colonna di luce sull'oceano, ma non pare che possa essere molto utile in questo momento. E poi sappiamo, avevamo visto cos'era successo a Nautica subito dopo il nostro ritorno, dopo che eravamo sopravvissuti a Yggdrasil. Oh, me l'hanno confuso, dai Lucente, forza! Sono partiti anche loro, tra l'altro, ad attaccare. Molto male. Di nuovo multicaos. Ok. Dai Sylvian, fagliela vedere a questi qua. Vedete, 96 non è male, se avesse colpito anche quell'altro era ancora meglio. Ok, e ci liberiamo anche dell'ultimo nemico. Moliburg è ormai a pochi minuti di navigazione. Pochi secondi per noi, speriamo di non essere interrotti da altri nemici. O forse è solo una vana speranza. Il tempo di certo non si è messo bene. Silvando, this ship of yours is not about to sink, is it? Don't mention the S-word! I'll have us out of this in just a jiffy! La gravità di questa tempesta si intuisce anche da quanto Sylvian stia facendo fatica a manovrare la nave. Comunque lui è un navigatore abbastanza esperto, c'è da dire. Aia. That voice. Where is it coming from? Non si mettono bene le cose per i nostri amici. E guardate un po' chi c'è davanti a noi. Marvagio, il nemico che attaccò Nautica. Una delle sentinelle spettrali di Mordegon. Aspetto davvero minaccioso. D'altronde c'è da considerare che siamo praticamente sopra Nautica in questo momento. Giace sotto queste acque, quindi lui era ancora lì ad aggirarsi. Dai Rab, usa Amen e devastalo. Quanto fa Dragon Ball. Ve l'ho detto, è il maestro muto in grasso Rab. Ma riesce a difendersi. With which my lord and master entrusted me renders all your petty human enchantments null and void. Un vero osso duro. Non riusciamo a attaccarlo, a scalfirlo in nessun modo. In the blackest depths of despair. E ad un passo da Moliburg il nostro eroe viene separato nuovamente dai suoi amici. E ci risvegliamo in un luogo mai visto prima.
con un pescatore. Un'atmosfera molto bella. C'è di nuovo, come potete notare, il cielo azzurro. Che diavolo di luogo è? Non sembra essere un posto su Erdrea. Andiamo. Proviamo ad andare a parlare con quel pescatore. Vediamo cosa ha da dirci. Ovviamente i nostri compagni non sono con noi. Guardate, di nuovo riviviamo quell'atmosfera della vecchia Erdrea, si potrebbe dire, dell'Erdrea pre-caduta di Yggdrasil. Vediamo cosa c'è dentro questa casa. Di chi sarà mai? Sembra quasi una sorta di luogo paradisiaco, che il nostro lucente sia morto? Chi lo sa? Nessun libro da leggere e nessun oggetto da recuperare. Non abbiamo altra scelta. E se avete fatto caso, non vi sembrava un po' diverso il pescatore che c'era prima? Era un pesce. Ora c'è una donna. Parliamole. Bene, bene. Dunque sei tu. Non fare quella faccia preoccupata. Questo posto non sarà un paradiso, ma non è nemmeno l'inferno. Non startene lì impalato. Prendi una canna da pesca. Ne trovi una laggiù. Recuperiamola. Questo è un altro personaggio molto importante per la lore di Dragon Quest. Ha cambiato ancora aspetto. Beh sì, dai, un pochino. Diciamo che hai la maschera un pochino sporca. Non è vero, ma noi ti diciamo di sì. All right. It is rather an imposing appearance, I agree. Fino a un attimo fa era una bella ragazza. Ora un soldato della guardia di Elador. Still no good. Well, if at first you don't succeed. Io avrei tenuto l'aspetto del cane, sinceramente. Not settling on a particular form, That rather makes me think you might not know who I am. Già, non ne abbiamo il minimo indizio. In your world, I am known as the Seer. I take on different appearances for different people, you see. By which I mean to say that I look different depending on who is doing the looking. But enough about me. How's the fishing? Caught anything? Veramente no. Comunque, ha detto di essere il veggente. Se avete seguito con attenzione la storia fino a qui, già qualcun altro ci parlava del veggente. O perlomeno diceva che il veggente lo aveva convinto a seguirci. Parlo proprio del nostro Eric, ragazzi. No, I didn't think so. È stata una delle prime cose che ci ha detto ad Elador. When the time comes, you will know it. When the fish finally takes the bait, you must be ready to reel it in. But until then, you have no choice but to wait patiently. You know, I have the strangest feeling I've met one of your companions. Eric, was it? Vedete, lei stessa, lui stesso, non sappiamo chi sia realmente, ci svela questa cosa. Well, se ne ricorda. We are not here to discuss him. Come, let us go inside. We can save the fishing for another day. Sì, anche perché abbiamo cose più importanti che pescare da fare. Dobbiamo ritrovare il resto della nostra compagnia, anche quei pochi che siamo riusciti a rincontrare vagando per Erdrea. Andiamo dentro e vediamo cos'altro ha da dirci questo controverso e misterioso personaggio. Take
Take a seat. Make yourself at home. Now, the fact that you're here makes me wonder if you might have taken a bit of a wrong turn somewhere. Hold still for just a moment. Ah, so that's it. Worried we've lost the power of the luminary, are we? Beh, Mordegon chiaramente ce l'ha tolto. L'abbiamo visto. L'ha assorbito. No, I'm afraid there's not much I can do about that. But there is one thing I can say. You may think that your power has been taken from you by the Lord of Shadows. But power cannot be taken, no more than it can be touched or tasted. Questa frase fa capire tante cose. Especially not the power of the Luminary. Still no idea what I'm talking about, huh? Well, no matter. I think that's enough for now. Let me leave you with this thought. When the time comes, you will know. You will feel the tug on the line, and you will know. Oh, that's right. You're drowning, aren't you? That won't do at all. Decisamente no, che ironica. A certain sacred tree tells me it's not your time just yet. E per quanto Yggdrasil sia effettivamente caduto, ancora riesce a comunicare con il veggente, comunque con chi ha la possibilità o i poteri di sentirlo. Bellissimo il coso che gli ha dato in faccia. Povero Lucente, come sempre ha delle espressioni che non lasciano trasparire nessun tipo d'emozione, ed è per questo che è un personaggio che personalmente odio. Capisco che il giocatore ci si debba immedesimare, però un minimo di espressione facciale in più non avrebbe guastato. Oh, thank goodness. Ma fortunatamente ci hanno trovato i nostri amici, non ci siamo separati del tutto da loro. Almeno quello. Tumble into the sea back there. We all thought you were done for, laddie. Oh, it was terrible. We tried to fish you out, but you slipped beneath the waves before we could get to you. But then, well, it was nothing short of a miracle. There was a bright light, and suddenly there you were, floating up from the seabed. Somehow we managed to pull you out of the water, give that big slimy so-and-so the slip, and get here to safety. I still don't know quite how we did it. Vedete, quindi, what's the matter, honey? You look like you've seen a ghost. Sebbene pare che non abbiamo più nessun potere, qualcosa ancora c'è, è innato dentro di noi. You're kidding. You were fishing, come se il potere fosse sopito in questo momento. Bello che Sylvian, l'unica cosa che ha colto dal racconto che si presume Lucente gli abbia appena fatto sia il fatto che il veggente si sia trasformato in un cane. È sempre il solito minchione. You have been through quite an ordeal. You need rest. As do we all. Come. Considerando che il ristoro del guerriero è a due passi, non ho sinceramente capito perché preferissero dormire qui. Put courage in your heart and lightning in your hand. Time enough for staring out to sea tomorrow, laddie. Come on, let's get you to bed. Caro Rab, stavo guardando ben di più che il mare. Non ti preoccupare.
E passiamo così la notte in questa capannucola sulla spiaggia. E direi che il riposo se lo meritano tutto. Bene, siamo pronti a partire per il ristoro del guerriero, dove dovremo andare a dormire di nuovo. Oh, finalmente sei sveglio! Ho sentito che sei stato attaccato dal mostro marino di cui tutti parlano. Devi essere proprio fortunato per non aver perso la vita nell'aggressione. Spero che tu non voglia tornare di nuovo in mare, anche se quella belva avesse preso il largo, ho la sensazione che tornerà presto. Ti converrebbe piuttosto andare al ristoro del guerriero, sebbene ultimamente circolino strane voci. Sì, appunto, quelle dei sogni che avevamo già sentito prima. Sentiamo un po' i nostri compagni invece cosa hanno da dire. È stato un miracolo, giovanotto. Credevo che ti avremmo perso negli abissi. Poi abbiamo visto una luce molto intensa e all'improvviso sei risalito a galla dal fondo del mare. È la fortuna del lucente. Ma questo non è il momento di soffermarci sulla tua buona sorte. Ricordi che Dave ha detto che tutti quelli che dormono al ristoro del guerriero fanno lo stesso sogno? Secondo me è ora di andare ad indagare. Così quel brutto mostrone si chiamava Marvagio e sosteneva di essere un servitore del Signore delle Ombre, dico bien? Beh, ragazzone, dobbiamo sbarazzarci di lui, altrimenti la prossima volta potrebbe affondare il tritone salato e non intendo permetterlo. No, 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 no! Come sempre, io lo adoro quest'uomo. Tra l'altro, non ve l'ho mai detto, ma Silvia e i suoi amici dell'esercito del sorriso, nella versione giapponese si riferiscono a loro stessi utilizzando il pronome femminile atashi, che vuol dire io. Cioè lo usano le ragazze in Giappone, questa cosa in italiano non l'hanno resa, per ovvi motivi, secondo me. Questo posto è esattamente come me lo ricordavo, ma non è il momento di lasciarsi cullare dai ricordi. Vieni, Fedro, dobbiamo proseguire. Certo, perché ricordiamo, per l'ennesima volta, che Hendrik è originario di Moliburg, è stato poi cresciuto ad Ellador dopo che il suo paese venne spazzato via, ma lui è originario di qui. Una mucca del tempo. Ecco, un'altra cosa importante, anche parlando con tutte le mucche meteorologiche, tra virgolette, mi piace chiamarle così, otterrete un trofeo. Quindi se state facendo la caccia ai trofei vi conviene parlare con tutte quante. Ed eccoci qui. Qui c'è una signora che spazza allegramente, probabilmente la cameriera del luogo. Benvenuto al ristoro del guerriero. Immagino che tu sia qui perché hai sentito le voci che girano, Beh, allora sei nel posto giusto. Tutti quelli che si fermano qui fanno esattamente lo stesso sogno, ma non ti dirò altro. Se vuoi sapere di che cosa si tratta, dovrai trascorrere la notte alla locanda. Un buon modo per fare affari. Probabilmente hanno imparato dai loro amici di Ampodia. Qui... Beh, se non altro il nostro viaggio mi ha già fatto capire una cosa. Questo tipo è un codardo di prima categoria. Non ho mai visto nessuno cincischiare così tanto per scegliere una locanda. Beh, dalla faccia che ha, non sembra certo la persona più sveglia del mondo. Senti, sto soltanto dicendo che questa storia che tutti stanno facendo lo stesso sogno non mi quadra. E se fosse qualcosa di sovrannaturale e le persone che fanno il sogno venissero maledette o roba del genere, andiamo a stare da un'altra parte, d'accordo? Mamma mia... Qui c'è un menestrello. Ehi, viaggiatore, che fretta c'è? Non te l'ha mai detto nessuno che chi va piano va sano e va lontano? Wow, i luoghi comuni. A volte bisogna fermarsi un attimo, rilassarsi e ascoltare un paio di bei fraseggi di liuto, proprio come quelli che sto per scrivere. Sì, sì, ma fa anche lo stesso. Bene, ciao mercante, tu vendi cose nuove, vero? Lui dovrebbe vendere, sì, un po' di oggettini nuovi che per il momento non ci interessano. Ha anche la frusta del demonio che noi abbiamo per Silvian, ma è un più 3. Quindi nulla, lasciamo qui tutto quanto. Compreremo meno oggetti possibili in questa run. Penso che ormai lo abbiate capito. Oggetti e equipaggiamento. Scommetto che da quando hanno iniziato a diffondersi le voci su quel sogno, questo posto sta facendo affari d'oro. Non mi stupisce che i proprietari siano così di buon umore. L'ha dimostrato anche la cicciona fuori. Ok, e questa in cucina invece cosa ci racconta? Ultimamente il numero dei nostri ospiti è cresciuto esponenzialmente, abbiamo quasi triplicato i profitti. E tutto ovviamente per via di questo strano sogno che stanno facendo tutti. Ma un sogno da solo non basta per arricchirsi, dobbiamo essere bravi a sfruttare questo colpo di fortuna. Infami. E a questo punto vogliamo scoprire anche noi cos'è questo sogno. Benvenuto al ristoro del guerriero. Se vuoi fare lo stesso sogno di tutti gli altri ospiti, sei venuto nel posto giusto. Allora, ok.
40 monete d'oro alla fine valgono anche il prezzo del biglietto di questo spettacolo onirico. Andiamo, vediamo se è qualcosa di interessante o se è semplicemente qualche sogno erotico in cui tutti fanno puff puff. Ovviamente non è così. Such despair. I am helpless, powerless, bound by the chains of regret. If only I could go back, I would gladly accept eternal damnation just to go back to that day. Molto cupo, come sogno. Hear my plea. You must free this restless knight from his prison of despair. È un chiaro, una chiara richiesta d'aiuto da parte di un cavaliere che ha un'armatura di Dandrassi. The poor knight bemoaning his fate, asking to go back. Oh, it was tragic. He looked so desperate. I wish there was something we could do to help, but we don't know who he is, or even where he is. Maybe not. But that was Dracilian armor he was wearing. There's no doubt about that. Esattamente, Rab. What do you say, laddie? Shall we go and see what's become of Dundrasil now that this blasted darkness has engulfed the world? Oddio, sicuramente la situazione non sarà migliorata. Intanto, rovine sono e rovine restano. Sei appena arrivato, vero? Beh, non sai cosa ti sei perso. Avresti dovuto vedere la lottatrice che ha soggiornato qui poco tempo fa. Era straordinaria, veramente favolosa. Cosa? Vuoi sapere dove è andata ora? Non ne ho idea, mi spiace. Si è alzata e se n'è andata senza dire una parola. Una lottatrice. Vi ricorda nessuno? A breve questo discorso avrà un senso. Ok. Quindi la nostra prossima destinazione è il nostro regno d'origine, di nuovo. Si torna ad Andrasil. Senza perdere tempo prendiamo il cavallo. Quel personaggio che abbiamo visto in quell'inquietante sogno nominava un giorno a cui sarebbe voluto tornare. Qui c'è un oggetto da prendere, ecco, una piccola cosa, velocissima che vi dico. Se volete recuperare oggetti in mezzo al veleno, usate il cavallo, almeno non vi beccate nessun tipo di danno. Ad ogni modo, quell'uomo sembra un personaggio importante, aveva bisogno di qualcuno, un'anima tormentata. Sembrava un'anima tormentata che chiedeva l'aiuto di qualcuno capace di liberarlo dal suo stato. Ma le risposte arriveranno davvero molto a breve, insieme a una parte di gioco che onestamente mi è piaciuta non poco. A breve, verso la fine di questo episodio ci arriveremo e capirete il perché mi è tanto piaciuta. Come sempre hanno curato molto la narrativa di questo gioco e effettivamente rigiocando adesso questa parte mi sono accorto di una cosa. In molti nei commenti avevano citato il fatto che una volta arrivati ad Ellador e raggiunta la radice di Yggdrasil nel giardino in cui vedevamo il flashback di Hendrik e Iago, per molti era impossibile che Lucente riuscisse a comunicarci. Però avendo sentito il discorso del veggente, o della veggente, il sesso non è ben chiaro perché l'aspetto lo cambia in continuazione, il Lucente ancora ha il potere sopito dentro di sé e Yggdrasil riesce, sebbene sia crollato, a mandare delle immagini. Quindi forse è un po' una svista, ma di base l'idea è questa: forse il Lucente è solo
un attimo rincoglionito da tutta la situazione, adesso non mi veniva un termine un pochino più aulico, ma l'idea è quella. E Yggdrasil forse riesce a salvare quelle immagini, quelle visioni, o comunque riesce a trasmetterle lo stesso. Questo non è ben esplicitato a livello di trama, si può solo fare delle speculazioni. Comunque, dobbiamo ripercorrere nuovamente la strada fatta un tempo per arrivare dall'altra parte delle rovine, perché ovviamente l'entrata è franata. Qui non è cambiato assolutamente nulla, c'era anche lo slime rimasto lì nonostante il mondo sia andato letteralmente in rovina. E rieccoci qui. Dovremo risalire verso la tomba in cui sono sepolti Irwin ed Eleanor, ex regnanti di Dandrasil e nostri genitori. Oh, qua c'è un oggetto da prendere. Ah, medicina potente, wow. Eccoci qui. Qui giacciono Re Irwin e la regina Eleanor, sovrani di Dandrasil. Ma il luogo che ci interessa raggiungere è in realtà poco più avanti. Crevins. This place was in ruins the last time we came. But this is something else. Ah, it fair breaks my heart. Ah, where was I? Ah, yes. It should be around here somewhere. Would you boys do me a favor and shift this little lot? Certo, Rab, ci mancherebbe. Well, don't just stand there, darling. If I'm getting my hands dirty, you are too. Tranquillo, Sylvian, tranquillo. Ovvio che ti diamo una mano. Tanto ormai siamo agli ordini di tutti con una faccia del genere. An underground passage that runs beneath the castle. It was meant to allow the royal family to flee should Dundrasil ever come under attack. Right, let's get in there and see if we can find some clues to the identity of our restless knight, shall we? Oh, assolutamente. Inoltriamoci in questo luogo dimenticato e nascosto dalle macerie. Un tempo, come diceva il nostro nonnino, utilizzato come passaggio segreto che dal palazzo reale portava alla città. Notare come assomigli tremendamente alle fognature di Elador, con la sola differenza che non c'è nessun nemico. Questo forse a indicare quanto questo luogo sia rimasto inviolato, probabilmente da 16 anni, dal momento della caduta del regno. Quattro flaconi di elisir di saggezza. E generalmente, quando troviamo gli elisir di saggezza, vuol dire che lo scontro con un boss è vicino. E guardate lì, è proprio lui, il cavaliere del nostro sogno. Andiamo. Such pain, such despair. How dare you? How dare you return here? Be gone, servants of evil! You took everything. You destroyed everything. You monsters! I will never forgive you! Probabilmente ci ha scambiati per i demoni che hanno distrutto il regno per cui combatteva. E notate, ha un'armatura davvero simile alla nostra. Ed eccoci qui, il guerriero senza pace. E fa abbastanza male.
ma noi lo distruggeremo. Riduce i suoi PV. Dai, andiamo. Andiamo di lama indomita. State a vedere. 358 danni questo attacco. È una versione più potente dell'altra lama che utilizzavamo sempre. Dai, forza. No, bufera, niente. Poteri pimpanti, Sylveon, vediamo un po'. Turbine di fuoco, attacco magico che crea un uragano fiammeggiante. Dai, sarebbe più adatto a un gruppo di nemici, ma visto che lo abbiamo disponibile, lo usiamo. 111. Non il top, ma abbastanza bene. Rab, anche tu sai quei poteri pimpanti. Questa bizzarra canzone, tipica dell'area di Dandrasil, può far venire sonno. No, niente. Andiamo di... Amen. Mi confondo sempre, è nelle tecniche, non negli incantesimi. Rab è un po' scarsettino. Tu vai con una bella Parallax. Dai, Hendrik, 270. E visto che a noi piace fare tanto male, aumentiamo l'attacco del nostro eroe di 1. Va, andiamo di nuovo. Yamen. Non durerà molto. State a vedere adesso. Lama indomita. Quella che usavamo di solito era lama furiosa. Prima mi era sfuggito il nome. Io e i nomi, accidenti. 496. Questi sono danni davvero ingenti, ve lo posso assicurare. Ti piace giocare duro, eh? Dai, Lucente, forza! Altra lama indomita! In molti lamentavano nei commenti, qualcuno l'ha detto, che effettivamente Dragon Quest 11 ha la pecca che sì, dà la possibilità di sbloccare tante tecniche, tanti attacchi, ma si finisce per usare quasi sempre gli stessi. Questa effettivamente è un po' una cosa bruttina, ma è un po' tipico di tutti gli episodi della saga. Dai, Super Electro non credo gli farà troppo male. Infatti, perché effettivamente è oscuro lui, quindi... Parallax! Oh, e tanti saluti. Questa è una boss fight, come sempre, con il cazzo di battle team normale, così. Potevano cambiarlo, metterne uno un po' più epico, ma no. Evidentemente lo adorano. Adorano questa traccia orribile. You took my beloved Eleanor. You took my boy. I will never forgive you. Colpo di scena, ragazzi. Eleanor, but that's the old queen's name, which would make you... Già, Sylveon, sei molto perspicace. Erwin, last king of Dandrasil. Just as I thought. È nostro padre. È l'anima vagante e dannata del padre del Lucente. A great man and a fine warrior too, as you've just witnessed. And most importantly of all, your father. I'm sorry the two of you had to meet like this. What happened to you, Erwin? Come on, laddie. Look at me. What in the... At last you have come. Long have I waited for a kindly soul to free my restless knight from his misery. The voice from the dream. You are correct, of course. Before you kneels Erwin, King of Dandrasil. All those long years ago, on that darkest of days, he fought to the last. The light of justice sustained him. But with time, that light has waned, and all that remains is the tortured soul you see before you. Lost between light and dark, life and death.
shine the light of hope into the darkness of his despair. The voice. It's gone again. Who is she? Che domandona, Sylvian. Voi lo avrete già capito, immagino, di chi si tratta. Erwin here needs our help. But what are we supposed to do to help him? È da 16 anni, pensate, 16 anni che la sua anima è intrappolata in questo luogo. Una sofferenza immane per quello che resta di nostro padre. Anch'io ho preso parte alla tragedia che ha colpito questo posto tanto tempo fa. Fu inviato a salvare Re Carnelio dai mostri. Tuo padre era un grande guerriero, Fedro. Non dimenticarlo mai. Quindi, come ben sappiamo, Hendrik era presente durante la presa di Dandrasil. Non riesco a credere che il povero Irwin si sia ridotto così. Dobbiamo fare qualcosa, ragazzo. Dopotutto, sei suo figlio. Perché non ti avvicini un po' per sentire cosa sta borbottando? Liberalo dal suo incubo, è ciò che aveva detto quella voce, vero? Che aspetti, ragazzone? Il tuo paparino si merita di riposare in pace e solo tu puoi fare in modo che ciò accada. E noi lo faremo. Glielo dobbiamo. Quanto dolore, quanta disperazione. Avete portato via la mia Elanor, il mio Fedro. Avete distrutto ogni cosa. Non vi perdonerò mai. Re Irwin continua a lamentarsi a bassa voce. Vuoi avvicinarti per ascoltare? Oh, certo. Avvicinandosi, Fedro resta trafitto dal vuoto dentro suo padre. Una scena molto profonda questa qui. E guardate. Do I smell fresh? It's been a while, years in fact. Well then, I'm to make you nice and miserable before I devour your tender torment. Watch and despair. Tupare. È coinvolta anche una sorta di bestia che si nutre del dolore e della sofferenza, appunto. Povero Irwin. Davvero, questa cosa la prima volta durante il mio primo play in italiano, perché in questa parte in giapponese non c'ero arrivato, mi colpì molto la storia di Irwin ed è effettivamente molto molto bella. E adesso vedrete, perché le sorprese stanno solo per avere inizio. Guardate chi c'è. Il sultano di Galoppoli con altri sovrani. King Erwin, it is a great honor to be invited to celebrate this most special of days with you. The birth of your son and heir is a source of great joy and happiness to us all. Congratulations, your majesty. Thank you. Thank you. Aye, this is a momentous day for Dandrasil. I am truly humbled to be lucky enough to celebrate it with you all. E per la prima volta vediamo l'aspetto di Re Irwin, di nostro padre, quando era ancora in vita. My dear Sultan, King Gustav, allow me to welcome you both to Dandrasil. You honor us with your presence. E quell'uomo che sembra tanto un mago Merlino con la barba, con la faccia un po' più da scemo, è Re Gustav, il padre della regina Frisabel di Gelaim. Siamo nel passato, stiamo assistendo ad eventi di 16 anni prima. Truly it has been far too long. A thousand thanks for preparing such lavish festivities. Though of course we are not here merely to celebrate.
Today's colloquy of kings shall determine the fate of Erdrea for generations to come. Siamo esattamente poco prima della cutscene iniziale. My people's interests are well represented. You will forgive me if I grow a little passionate at times. It is the first time the rulers of the four kingdoms have ever gathered under one roof, you know. A momentous occasion indeed. But the reason itself is a momentous one, of course. The birth of an heir to the title of Luminary is an event of unparalleled significance. Sì. Indeed it is. Thank you once again for agreeing to meet so readily. Now, I have some final preparations to make before we convene the colloquy. I will come and fetch you when we're ready to begin. Guards, I don't suppose any of you have seen King Carnelian. Bella domanda, d'altronde anche Carnelio, sappiamo, era presente. Yes, sire. King Carnelian is walking the grounds with Lord Robert, sire. Lord Robert, che ricordiamo è il nome completo del nostro Rab. E siamo quindi, abbiamo questa visione che l'anima di nostro padre ci fa vedere. Possiamo anche interagire con le persone. Salve, come posso aiutarti? Avrei giurato che qualcuno stesse parlando con me. Sarà stata la mia immaginazione, non ci vedono. Siamo come degli spettatori. Fantastico, semplicemente delizioso. E guardate qui, è l'unico momento in tutto Dragon Quest 11 in cui potremo vedere Re Gustav. Guardatelo. I sovrani di tutti e quattro i regni riuniti per un grande vertice. Ci saranno i fuochi d'artificio, ne sono sicuro. E per mia fortuna ho un posto in prima fila. Lui non dice niente. Si accorge però, non sembra che si accorga della nostra presenza, ma neanche Gustav, probabilmente stava parlando da solo. Re Irwin si è dimostrato un sovrano saggio e benevole, nonché un potente guerriero, benevolo, scusate. E ora si scopre che suo figlio è lucente, non è certo uno a cui mancano le lodi. Come si può crescere un bambino per farlo diventare un eroe e il nostro salvatore? Il solo pensiero di dover sopportare una pressione del genere mi terrorizza. Interessante, siamo esattamente 16 anni prima, al momento della nostra nascita, poco dopo. Per tutte le sabbie, che banchetto! È come se ciò non fosse già causa di giubilo. Finalmente i sovrani dei grandi regni sono riuniti. La nascita del lucente è davvero un evento prodigioso. Presto nascerà anche mio figlio, il mio erede, Farsis. Devo fare in modo di celebrare il suo arrivo organizzando una festa altrettanto sfarzosa. Sì, magari non vendendo un tesoro nazionale. Scusate, ho letto malissimo la sua parte. Direi che andiamo fuori, dove possiamo vedere Re Carnelio intento a chiacchierare con Lord Robert e Irwin. Lord Robert informs me that the boy bears the mark, that he is the Luminary reborn. That's right, aye. I've decided to present him to you all at the colloquy. The sight of so many people gathered to celebrate his birth has brought home to me how important he is. How much... Save it for the meeting, Irwin. Don't take it to heart, laddie. The fate of all Erdrea hangs in the Luminary now. Not everyone's going to be happy about that. Guardate quanto Rab sta bene vestito così. Vi rassicuro, quello è uno dei suoi vestiti sbloccabili. Ci verrà data la ricetta. Right. It's nearly time. Why don't you go and fetch the wee one from Eleanor's chambers? Ci verrà data la ricetta con un tot di medaglia all'Accademia. Per poterla forgiare. E si allontanano, lasciandoci qui. Dovremo andare verso la stanza di nostra madre, la regina Eleanor, figlia di Rab, per vedere noi stessi da bambini. Ma ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio.
Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Lasciate un like, lasciate un commento, dite come sempre la vostra sotto il video e ci vediamo alla prossima. Buona serata, ragazzi!